di cominciare il video ci tenevo a dire che non sono forte per i nuovi sul canale, che per l'appunto questa serie è giocata allo scopo di migliorare sempre di più sfruttando anche i vostri consigli. Quindi sentitevi liberi di commentare ed evidenziare eventuali errori o consigli qua sotto nei commenti. Io vi lascio al video. Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video, io sono Luke e oggi siamo tornati su Dragon Ball Legends. Oggi siamo qua per usare questa specie di GT, però soprattutto per giocare un pochino con i Monkey Boys, perché non vi ho portato lo showcase. Devo dire che è giusto comunque magari farvi vedere un paio di match in cui li uso, perché mi stanno piacendo veramente tanto. Io direi di lasciarvi al video. Ok ragazzi, eccoci qua con il primo match. Si parte subito tranquilli. Siamo contro un GT con pure quel Goku Zenkai, che purtroppo io non ho a quelle stelle, anzi in realtà non ho proprio. Qua c'è subito preso in combo, qua non si sa perché droppa, riusciamo a ripartire con calma. Mette questo C17 che ragazzi tanca come un matto, ma veramente tanca come un matto, anche switchando elemento. Comunque tanca in un modo assurdo. Qua lo mettiamo anche noi, cerchiamo, perfect. E qua purtroppo non lo sfrutto. Diciamo un errore, non ho sfruttato questo perfect. Diciamo che non l'avevo proprio messo, non l'avevo proprio calcolato questo errore. Comunque ci riprendiamo subito, tranquillamente qua. Goku impazzisce. Questo Goku Free to Play io lo approvo un sacco. Perché più che altro prima di oggi non l'avevo usato, perché sapete il GT non è che ce l'avevo tanto potenziato. Sicuramente con i Monkey Boys è molto meglio. Qua guardate quanto sta tankando quel C17. Va bene, andiamo comunque con la ulti che non gli fa niente. Niente, è fortissimo, perfect. Qua direi di andare di Ryzen, sì. Non possiamo fare altro. Special, sperando non ce lo prenda, magari ci assicuriamo la kill. Infatti non ce lo prende. Questo C17 ce lo togliamo, anche perché era una bella palla. E quindi adesso gli rimangono due personaggi. Uno a metà vita, qua un perfect e riusciamo a ripartire. Direi di mettere Goku GT, che è matto, letteralmente ragazzi è matto. Sto Goku qua è impazzito, è pazzo. Una bella combo, quasi buttato giù. Monkey Boys ricaricano il ki e riusciamo a tirare l'ultima carta. L'oggettino è qua non possiamo farci nulla, ovviamente. Magari l'unica mossa era caricare il ki e tirargli la blast, però insomma. Qua i danni lui li prende, da lui li prende sicuramente. Elemento sfavore, sì. O magari è perché non l'ho buildato io bene con gli equip, anche quello, perché non è che abbia degli equip incredibili. Qua ci tira un Rising, che cercheremo di parare con una verde, anche perché sennò ce lo killa. È impossibile che ce lo tanca. Passa Rising che passa. Abbiamo un personaggio in meno, ma dovremmo essere abbastanza chill. Tira la ulti. Mi prende. Meno male che non ha sfruttato questa cosa. Io stavo aspettando il saltino. Qua non salta. Comunque lo riusciamo a prendere. Partiamo. Switch tra poco. Switch di elemento. Qua l'ho droppata per sbaglio. E qua vado a colpo sicuro, perché lui è andato dritto in avanti. Ci costiamo la LF di Monkey Boy. Bellissima. Loro sono bellissimi, chiaramente, mi piacciono veramente. Secondo match, anche questo molto interessante. Stavolta ho portato C17. Questo, ultra. Quello... Come lo posso definire questo C17? Strano. Vabbè, C17 quello potenziato. Comunque, perfect qua. Partiamo. Non abbiamo tanto ki, quindi
pugnetti, switchiamo, dodge, anche lui switcha. Ok, allora, non mi giudicate, ok? Non avevo messo in conto che avesse questa questa ulti. Potevo tranquillamente andare di strike e me la portavo a casa quella combo. Niente, sono andato di ulti. Qua partiamo in combo con questo ultra 17. Ci ho riprovato. Forse non dovevo. Però qua abbiamo la cover dei Monkey Boys. Direi di tirare un paio di verde perché ne abbiamo 850 e ovviamente ci prende. Qua perfect, non possiamo farci nulla. Fa un sacco di danno e salutiamo questo con Goku. No, poi facciamo così, no, vabbè, ci abbiamo provato a farlo rimanere in vita, purtroppo nulla. Allora qua ci entra quasi, cioè quasi, volevo provare a doggiare, rimangono solo loro e qua partono, qua si vede la potenza di questi due. Spero in una carta, esce e ci portiamo a casa la kill. Adesso dobbiamo fare in modo di tirare bene il Rising. Ok, esattamente quello che stavo dicendo. Qua finisce il match. Direi approvatissimi. Approvatissimi, mi piacciono un sacco. Ragazzi, il video finisce qua. Io spero che vi sia piaciuto. Ho fatto degli errori, ma comunque ve li ho voluti mettere perché sicuramente erano delle partite decenti. In una abbiamo fatto una bella LF, ce la siamo gustati. Ed è sempre bello fare una LF con questi Monkey Boys. L'altra partita invece ha mostrato veramente il potenziale dei Monkey Boys, i danni che possono fare anche quando sono magari uno contro due. Io direi che il video è finito, lasciate un like e un'iscrizione e ci vediamo ad un prossimo video di Dragon Ball Legends.